L'obiettivo è la promozione di una cultura dell'alimentazione sana e consapevole tra le nuove generazioni attraverso un percorso di scoperta degli alimenti tipici della nostra terra. Si chiama Cultura Enogastronomia della Terra dei Messapi ed è un progetto dell'Ordine dei Dottori Commercialisti che ha coinvolto non solo le scuole alberghiere ma anche la provincia e l'ufficio scolastico provinciale. Si tratta di formare ragazzi per valorizzare la promozione del territorio a 360 gradi. Sei gli incontri che coinvolgeranno il comune di Santa Cesarea Terme, Nardò, Otranto, Maglie, Ugento, San Pietro in Lama. Per ogni comune un percorso gastronomico particolare che toccherà vari alimenti della nostra agricoltura, latticini, allevamento di carni, salumi e poi uno dei prodotti più usati nel tempo e negli anni, il miele. Per i giovani poi l'ordine insieme all'ufficio scolastico provinciale hanno anche pensato a due borse di studio del valore di 800 euro l'una, rivolte agli studenti superiori della provincia. Abbiamo pensato di organizzare un progetto per svelare, scoprire l'enogastronomia messapica, accostarla ai siti archeologici. E come abbiamo pensato di farlo? Ricorrendo all'amata scuola, con l'aiuto del provveditore agli studi, della dottoressa Rucco, abbiamo coinvolto i presidi delle scuole alberghiere e delle scuole agrarie. Quindi abbiamo interessato l'argomento la Federazione Italiana dei Cuochi, che in provincia di Lecce ha una sezione molto attiva da circa 40 anni, 35 anni, e che quindi è una vera e propria accademia che ha fatto così bene il suo mestiere nel svelare, nello scoprire la enogastronomia leccese. I vari istituti confluiscano.